ti ho detto che grazie a Sanremo insomma hai cominciato a girare, fare serate, concerti, io ti porto a Lavagna e ti mostro una bellissima collezione di chitarre. Ce la mostra Chiara Sani, guarda. Ragazzi, e mi riferisco proprio a voi che siete in studio con Federica. Qui a Lavagna ho trovato un tesoro per voi, eh? Vi presento Alberto Guizzetti, collezionista di chitarre vintage. E allora, benvenuto a Destinazione Sanremo, caro Alberto. Salve. Ma quante chitarre hai? Perso il conto? Sono tante, è vero. Partono dagli anni 30 le chitarre acustiche e poi negli anni 50 c'è lo sviluppo della chitarra elettrica, quindi la parte più interessante dell'epoca d'oro americana, del blues, del rock. Sono estremamente legati con il musicista, perché qui c'è una chitarra famosa perché l'ha usata il musicista, un musicista famoso che ha usato quella chitarra. E ad esempio, non so, utilizzate da Mark Knopfler o... da Clapton, da tutti i grandi chitarristi, appartengono allo stesso periodo, quindi sono gemelle, sorelle. Vintage. Vintage proprio come i vini d'annata. Come i vini d'annata. Vintage è la denominazione così d'origine doc di questi magnifici... questi gioielli magnifiche... proprio, brava, direi. Gioielli. Qui c'è un valore inestimabile. Poi in realtà il bello è che devono essere ancora suonate e messe in mano a degli artisti in maniera che possano sempre esprimere questa grande qualità sonora che hanno. Hai per caso delle chitarre per il vincitore di Sanremo? Dai. Allora, modello per uomo, io sicuramente indosserei per un uomo la Rolls Royce. E per donna? Che è una Gretsch White Falcon. Caspita, ragazzi, per donna? Per una donna io starei su un classico che non tramonta mai, un Rosa Paisel, questa qua della fine degli anni 60. Dammi pure questa. Mi vai a prendere quella chitarra, quella là, la terza, della terza fila. Aspettami. Ragazzi, me le porto a Napoli. Sono un'amica o no? Ehi! È il regno ideale per un musicista questo, Sono belle. Insieme a Simone Patrizzi, Valerio. Sì, appunto stavo chiedendo